Tangeno, conosciuto come il Castello Aragonese di Taranto, è l'imponente maniero che fu progettato dall'architetto senese Francesco Martini di Giorgio su commissione di Ferdinando d'Aragona. Adagiato sul mare, a protezione del canale navigabile, traccia quella che è la linea di confine tra la città vecchia e il borgo nuovo del capoluogo ionico. Attualmente è di proprietà della Marina Militare, la Forza Armata che, grazie al suo personale, ai suoi uomini e alle sue donne, garantisce anche in tempo di pandemia il rispetto delle norme di sicurezza, visite guidate completamente gratuite all'interno di questo meraviglioso, di questa meravigliosa fortificazione, che diviene un vero e proprio hub in cui nascono, fermentano e convogliano anche numerose iniziative culturali. Extra Magazine, con il presidente dell'associazione musicale Vittorio Manente, nonché primo luogotenente della riserva selezionata dalla Marina Militare, scrittore e studioso della storia della Reggio Marina, ci accompagna in questo viaggio che faremo nella storia della famiglia Manente, nella storia della banda della Marina Militare, perché la prima sede storica fu proprio il Castello Aragonese, e poi parleremo anche del connubio che esiste tra la città dei due mari, Taranto, e le antiche tradizioni musicali tarantine. Benvenuto Presidente, la prima domanda è d'obbligo: come nasce l'idea dell'associazione e quali sono le sue finalità? Allora, salve a tutti, l'associazione nasce da una promessa fatta personalmente al Maestro Manente, in quanto lui mi raccontava delle storie rilegate all'antica banda della Reggio Marina, dove lui nel 1933 ne faceva parte. Quindi chiaramente lui aveva già, verso il suo fine della carriera, aveva cercato di raccontare il tutto alla Marina Militare, anzi voleva anche lasciare in dono alla Marina Militare le sue strumentazioni, ma per una serie di cavilli e di ostacoli non fu possibile. Quindi lui cercò in tutti i modi di far raccontare queste sue storie in modo che nel futuro c'era qualcuno che poteva raccoglierlo e quindi scrivere un libro. E quindi incominciò personalmente a raccontarmi tante storie, a darmi tante documentazioni. Ma queste documentazioni sono state possibili averle soltanto dopo la sua morte. Infatti, grazie ai figli del Maestro Manente, Giovanni e Eugenio soprattutto, nell'andare a casa sua, nel ricercare nei posti più remoti, si è potuto trovare tanta di quelle documentazioni che lui aveva anche occultato ai figli, però sperava sempre che qualcuno li trovasse. Lo scopo e la finalità è quello di dare lustro alla Forza Armata e in particolar modo cercare di far ricordare questa antica pagina storica che appartiene alla Reggio Marina, perché la Reggio Marina, la banda della Reggio Marina, anzi il corpo musicale della Reggio Marina, nacque ufficialmente con il Regno d'Italia, quindi nel 1861, ma la sua costituzione risale effettivamente e incerta la data al 1870-71. Extra Magazine da Casa Manente continua il viaggio nella storia della famiglia Manente e nella storia anche in quella che è la banda della Marina Militare. Siamo in compagnia del direttore artistico dell'Associazione Storica Musicale Vittorio Manente e nonché maestro direttore della Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia di Taranto, Giuseppe Crebucci. Benvenuto maestro, le chiedo subito qual è la produzione compositiva del maestro Vittorio Manente. Grazie innanzitutto di trovarci nel suo studio, ci troviamo qui appunto nello studio del maestro Manente. Parlare di lui in questo luogo è abbastanza suggestivo. Il maestro è stato un musicista a tutto tondo, era preparatissimo in ogni sfaccettatura dell'arte musicale, oltre che culturale. Io l'ho conosciuto di persona ed era veramente così piacevole ascoltarlo, non solo in argomenti musicali, ma in tutti gli argomenti che comunque avevano un'attinenza con la storia anche della stessa musica. Lui è stato un compositore prettamente di musica originale per banda, quindi un organico strumentale ben diverso dall'orchestra sinfonica. Era un fine conoscitore, questo vogliamo sottolinearlo, proprio degli strumenti a fiato.
lui riusciva a scrivere e quindi a far suonare, perché questo non è facile, proprio le persone che lui aveva sotto. Lui scriveva in relazione alle possibilità che poteva riuscire a trarre da ognuno dei suoi esecutori. Noi oggi ci troviamo in possesso di numerose partiture. Lui è stato un fine strumentatore. Strumentatore cosa vuol dire? Che ha elaborato per la banda musica che veniva da un altro tipo di repertorio, come la musica sinfonica, la musica lirica, considerando anche che il maestro Manente comunque veniva da un'epoca storica ben lontana dalla nostra, e all'epoca le bande militari incentravano il proprio repertorio appunto sulla musica, fra virgolette, colta, non che l'altra non sia, ma è abbastanza colta e quindi abbastanza anche complessa dal punto di vista esecutivo. Bene, lui riusciva con le sue strumentazioni quindi ad elaborare dall'orchestra sinfonica agli strumenti a fiato, alle percussioni, riusciva a far suonare la banda come fosse un'orchestra. Qualcuno potrebbe dire sto bestemmiando, potrei anche comprenderlo, ma non è cosa facile. Sembra qualcosa di facile, ma non lo è assolutamente. Non è facile riprodurre certe sonorità. L'ingegno dov'era nel maestro? Era quello di far risaltare, di risaltare le varie sezioni timbriche, perché avendo a disposizione un organico strumentale di 80 esecutori, non credo che il maestro forse sia arrivato ad avere un organico superiore come lo è o come sono oggi le bande ministeriali, con quell'organico lui è riuscito appunto a riprodurre tanta e tanta musica, non solo classica. Abbiamo trovato partiture anche di musica jazz in modo primordiale, va bene, jazz degli inizi, anche di musica leggera, quindi una persona, ripeto, a tutto tondo proprio nel campo musicale e compositivo. Riconoscere l'eccellenza come strumentatore del maestro Manente è quasi un'ovvietà. Siamo arrivati al punto che è quasi un luogo comune. Ma l'espressione di stima di quanti lo conobbero, fra tutti cito Nino Rota, sono attestati inconfutabili della sua preparazione musicale. Ora, una cosa che è stata poco detta, poco notata, forse nessuno l'ha mai parlato, è che il maestro Manente aveva una preparazione anche dal punto di vista orchestrale. Difatti nel suo archivio, fra le sue opere, sono state trovate anche composizioni per orchestra. Qui il discorso va preso un po' alla lontana, perché ai tempi della Regia Marina, Pietro Carlo Aghemo, che non dimentichiamolo, fu allievo e poi amico di Respighi, il che la dice lunga sulla genealogia dei maestri della Marina, cioè, Pietro Carlo Aghemo aveva inserito nel corpo musicale anche una orchestra appunto di archi, violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Questo lo si deduce dai programmi, ma io personalmente posso dire di aver trovato, quando ero alla Spezia, alcune parti sopravvissute al bombardamento del 41 di un concerto. Si tratta del concerto grosso per la notte di Natale di Arcangelo Corelli, famosissimo. Bene, ne ho recuperate alcune parti e studiandole, guardandole, ho visto che sono accuratamente segnate con aggiunte a matita, quindi modifiche, di segni di agogica, di dinamica, e soprattutto sono segnate quasi tutte le arcate, quando l'arco di punta, quando l'arco di tallone, quasi battuta per battuta, cioè un lavoro accuratissimo. Vuol dire che non era un'orchestrina così da passatempo, ma era una vera e propria formazione a livello concertistico. Questo ha fatto sì
che nel programma di esami per il concorso come direttore della banda della Marina fosse inserita anche una prova di lettura della partitura, nonché fosse aggregato al proprio curriculum anche qualche composizione per orchestra, oltre che per altri strumenti. Non solo, ma la severità dell'esame era spinta a tal punto che in pratica consisteva in una ripetizione quasi totale dell'esame di Stato che il candidato avrebbe dovuto sostenere per il diploma. Quindi si rifà l'esame di diploma. Questo, da una parte, scoraggiava molti pretendenti e ha scoraggiato molti pretendenti. È rimasto in vigore fino al tempo di Marente questo esame. Dall'altra, però, era garanzia di selezione, di qualità e anche di prestigio. Beh, altri tempi. Vorrei chiudere con un ricordo personale, sempre attinente a questo qua. Una volta, durante le lezioni col maestro Marente, lezioni che, come dissi altre volte, non erano delle vere lezioni scolastiche, erano dei pomeriggi interi di discussione sulla musica. Si partiva con la correzione dei compiti e poi si sconfinava ben oltre. E Marente, puntiglioso com'era, ma aveva anche una capacità intuitiva sulle soluzioni tecniche, armoniche. Ricordo per esempio la facilità con cui riusciva a trovare un doppio soggetto di fuga. Però dicevo, tornando al discorso, un pomeriggio, appena corretto il compito, anziché ripetere, rifare, ricorreggere, modificare, apri il cassetto e tiro fuori un quartetto d'archi di Pietro Carlo Aghero.